Piero Ferrari racconta sempre che la 2 più 2 era una vettura che non poteva mancare nel garage di suo padre. Insomma, una Ferrari con 4 posti è una Ferrari che è sempre stata nel DNA della casa di Maranello. Con Puro Sangue però si è fatto qualcosa di più. È la prima Ferrari 4 porte, è la prima Ferrari in tante cose. Sì, è vero, ed è vero che è da un lato un concept completamente nuovo, un oggetto nuovo che abbiamo in gamma, però è anche vero che allo stesso tempo rappresenta uno degli oggetti più iconici e storici. In Ferrari abbiamo sempre avuto una vettura che fosse in grado di restituire sia comfort che prestazioni allo stesso momento, e lo stesso fondatore amava utilizzarla quotidianamente. Quali sono le peculiarità di questa Puro Sangue? Puro Sangue porta in eredità moltissime caratteristiche nuove, alcune sono più facili da vedere, come per esempio per la prima volta abbiamo 4 porte, peraltro 4 porte con un'apertura molto particolare, queste welcome door con le porte posteriori che si aprono in maniera automatica e si chiudono in maniera completamente automatica in opposizione a quelle anteriori. Ma poi ne ha moltissime altre invece sotto pelle, importantissime sono le nuove sospensioni attive. Importantissimo e nuovo sono il nuovo sistema di frenata ABS Evo, un'evoluzione di quello che avevamo presentato su 296. Moltissimi sono gli oggetti che derivano da vetture ad alte prestazioni, pensate magari solamente per la pista, come la 12 competizione che porta in eredità l'asse posteriore strizzante a bracci indipendenti. Moltissime sono le novità all'interno dell'abitacolo e più dedicate alla fruibilità e alla versatilità, quindi al comfort, come per esempio 4 sedute completamente elettriche, i sedili massaggianti, oppure un impianto audio high-end sviluppato insieme a Burmeister. Abbiamo il favore di